Nell'ambito del percorso partecipato per la definizione delle strategie regionali di sviluppo locale per le aree interne, considerato il continuo spopolamento dei 18 comuni che fanno parte della comunità montana dell'Oltrepò Pavese, si pensi che si è passati dai circa 18.000 abitanti dei primi anni 2000 ai 15.700 del 1 gennaio 2022, con un conseguente invecchiamento della popolazione, si è tenuto un tavolo sull'ambiente naturale e la biodiversità indirizzato non solo agli amministratori ma anche all'imprenditoria privata. Ma che cos'è questa strategia di sviluppo locale? Sono quelle strategie che nell'ambito della strategia regionale per le aree interne agende del controesodo, ognuna delle 14 aree dovrà prevedere per indicare degli interventi, delle politiche a contrasto dello spopolamento e a garanzia dei servizi per i cittadini. E qual è l'importanza del territorio e della biodiversità? Allora, questi due termini sono stati utilizzati per il tavolo partecipativo svolto nella giornata di oggi per discutere insieme alle amministrazioni e il territorio quali politiche, quali interventi, quali prospettive ci possono essere per l'Oltrepò Pavese su questi temi. È un territorio ricco di verde, ricco di boschi. Cosa può essere fatto per lo sviluppo di questo territorio, per l'attrattività e anche per il suo ambiente? Ancora una volta l'uomo per il suo futuro chiede aiuto alla natura.